Un saluto a tutti cari signori, bentornati per questo nuovo video. Come avete visto nelle immagini in anteprima, siamo in compagnia con una dashcam molto speciale, dashcam che vi ricordo essere l'abbreviativo di dashboard camera, insomma quelle telecamere che si mettono sul parabrezza e che riprendono tutto, riprendono il video della macchina mentre siamo in movimento. In particolare questa dashcam che andremo a vedere oggi ha anche una retrocamera, una fotocamera posteriore, quindi riprende sia la parte anteriore dell'automobile che la parte posteriore. Siamo in compagnia della famosissima Xiaomi 70 Mi. Abbiamo avuto modo in passato, circa un annetto fa, di recensire la 70 Mi Pro. Bene, quel video è stato veramente guardato tantissimo, più di 20.000 visualizzazioni, una cifra abbastanza alta per questo canale YouTube, quindi vi invito eventualmente ad andare a riguardarlo. Oggi andiamo a recensire la nuova versione che si chiama 70 Mi Pro Plus Più. Bene, Plus Più... Plus sappiamo che vuol dire più, ma l'hanno messo due volte perché evidentemente è più due volte più come quando andavamo a scuola. Che voto hai preso? 6++, perché non era 6,5, era tra il 6,5 e il 6+, c'era il 6++, quindi hanno scritto una volta plus a lettere e anche a simbolo, poi c'è un ulteriore più, quindi è la 70 Mi Pro più. Bene, naturalmente ci sono delle novità rispetto alla 70 Mi Pro e le andiamo a vedere insieme. Facciamo anche una comparativa perché conservo ancora la telecamera 70 Pro, ho provato a regalarla a un mio collega, l'ha tenuta nel cassetto per quasi un anno nell'attesa di montarla sulla propria automobile, perché ancora non l'aveva montata. Gli ho chiesto: guarda, se non l'hai ancora usata me la ridai, magari faccio una comparativa con quella nuova. Quindi andiamo sul mio banco da lavoro e andiamo anche a vedere un pochino le differenze del nuovo modello e del vecchio modello. Ed eccoci di fronte, ragazzi, alla vecchia Xiaomi 70 Mi, questa alla mia destra, anche alla vostra destra, insomma alla destra dell'inquadratura, lo vedete, c'è scritto qui 70 Mi, mentre questa è la nuova versione, la 70 Mi Dashcam Pro Plus Più. Quali sono le differenze? Bene, esteticamente, ragazzi, sembrano veramente identiche, guardate, al di là del piccolo colore differente, sulla nuova un pochino più chiaro, sulla vecchia un pochino più scuro, della parte insomma della telecamera vera e propria. Un'altra differenza che balza subito all'occhio è il vano, l'alloggiamento nella vecchia 70 Mi per il modulo GPS. Vedete, ci sono addirittura 5 contatti, una specie di morsetto insomma dove andava incastrato il modulo GPS. Nella Dashcam Pro Plus Più vediamo che questo vano non c'è. Perché? Perché in questa nuova versione della 70 Mi il modulo GPS è integrato, quindi non è più da acquistare a parte, ma acquistando questa dashcam sarà integrato insomma all'interno del dispositivo. Altre grosse differenze esteticamente non ce ne sono, vedete, ci sono i 4 pulsantini, li hanno replicati, e il tastone qui sotto di accensione. Lateralmente invece abbiamo anche qui gli stessi connettori, ma sulla versione nuova, sulla Pro Plus Più, abbiamo anche una V-in, che è l'accessorio praticamente per la telecamera, la retrocamera, che nella vecchia versione non c'era. Vediamo un po', ecco qui ce l'ho sulla scrivania, l'avete visto? L'avete vista sicuramente nell'anteprima, insomma ho fatto andare qualche immagine sia dal contenuto della confezione che è una carrellata di immagini del nuovo dispositivo. Avete visto sicuramente anche la retrocamera. Come vedete la retrocamera ha questo tipo di attacco che non è lo stesso attacco che troviamo qui sulla porta laterale della dashcam, perché ecco qui, quindi vi dicevo, tra i cavi che abbiamo visto c'è questo cavo lunghissimo, vedete che è, insomma è praticamente una matassa, non so quanti metri sono. È chiaro che è necessario questo cavo perché la fotocamera posteriore andrà posizionata nel retro dell'auto, e qui vedete, eccolo qui, il connettore uguale a quello in uscita. Vediamo se riesco a mettere bene a fuoco, vabbè non ci riesco, comunque
Questo è il connettore, insomma, uguale a quello che va alla fotocamera posteriore. Eccolo qui. Si incastra, insomma, in questo modo più o meno. E da quest'altro lato abbiamo il connettore, eccolo qua, questo micro USB. È una specie di micro USB, ma in realtà non è una micro USB. In effetti non è proprio una micro USB, ho proprio sbagliato a dire. È il connettore audio video in, e in effetti lo vedete che è diverso dalla micro USB di tipo B che è qui in alto. Invece questo qui è un connettore audio video, non so se sia un connettore standard o un connettore proprietario. Comunque questo è il cavetto che dovrete utilizzare per connettere la fotocamera posteriore. Quest'altro cavo invece è un accessorio da acquistare eventualmente separatamente e serve ad attivare la modalità parcheggio della nostra dashcam della 70mi Pro Plus Più. E a cosa serve la modalità parcheggio? La modalità parcheggio praticamente è una modalità che si attiva quando la dashcam, quando l'automobile viene spenta, quindi la dashcam viene disalimentata, ma la dashcam può rimanere accesa proprio grazie a questo accessorio che integra una piccola batteria che permette insomma di tenerla alimentata anche quando l'automobile è spenta. Alla rilevazione di una vibrazione dell'automobile, quindi non so, un micro tamponamento, un tentativo di furto, qualcosa del genere, la dashcam si riattiva e va a registrare un pochino quello che avviene in questo caso sia di fronte che posteriormente all'automobile grazie alla fotocamera posteriore. Bene, questo accessorio, oltre a svolgere questa funzione primaria e principale, è anche straconsigliatissimo da parte mia perché evita di dover usare l'adattatore per accendisigari, che insomma notoriamente è abbastanza instabile come tipo di connessione, mentre questo, diciamo, offrirà una connessione, anche un'alimentazione alla dashcam abbastanza, stabile. Tramite il display della dashcam sarà possibile navigare all'interno dei menu. Ad esempio, sarà possibile accedere ai video settings oppure alle impostazioni di sistema. Sarà possibile switchare dalla fotocamera posteriore alla fotocamera anteriore. Sarà possibile registrare un video di emergenza. Sarà possibile entrare nella galleria delle immagini, front camera e back camera. La maggior parte delle impostazioni che troviamo sul display della dashcam sarà possibile trovarle anche nell'applicazione 70mi, gestibile direttamente dal proprio smartphone. Per quanto riguarda la qualità delle immagini, la 70mi Pro Plus è dotata di un sensore Sony IMX 335 da ben 5 megapixel. Questo permette di registrare delle immagini a una risoluzione di 2592x1944, quindi una risoluzione molto alta e anche superiore al Full HD. Questo per quanto riguarda la fotocamera principale, quella anteriore. La fotocamera posteriore invece è limitata ad una risoluzione di Full HD. Bene, le immagini della fotocamera anteriore sono veramente eccezionali, sono sempre ben definite, luminose, con un altissimo contrasto e in generale con una grande presenza di dettagli all'interno dell'immagine. L'immagine è veramente ottimale anche in notturna, grazie agli algoritmi 3D DNR, Dynamic Noise Reduction, e di WDR, Wide Dynamic Range, che è una versione migliorata dell'High Dynamic Range. La fotocamera posteriore invece non mi è parsa veramente eccezionale, anche se ha una risoluzione abbastanza alta, è comunque un Full HD, quindi 1920x1080 pixel, genera video con una qualità decisamente inferiore rispetto alla fotocamera anteriore, qualità che scende ulteriormente durante le riprese notturne.
Ebbene carissimi amici, anche questo video è giunto a termine, spero che vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi a questo canale qualora non l'avete già fatto per essere avvisati quando un nuovo video viene caricato, mi raccomando non dimenticate di fare tap sulla campanellina delle notifiche e di scegliere tutte le notifiche per essere avvisati ogni qualvolta un nuovo video viene caricato, vi invito anche ad andare a far visita al nostro blog all'indirizzo www.vincenzocaputo.com dove trovate tantissimi articoli e guide interessanti scritti da me, da Luigi Duchi e da Antonio Longo, abbiamo anche un canale Telegram dove c'è anche una piccola sezione di discussione dove potete discutere tra di voi e con noi, abbiamo anche una pagina Facebook, un canale Instagram e siamo presenti su Google News. Bene, l'ho detta tutta di un fiato. Vi ringrazio e vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Saluto Vincenzo, ciao. La dashboard, la... abbiamo avuto modo in passato. Di recensire la Xiaomi 70 Mai. Ebbene carissimi amici,